La Alemannenschule di Wüttöschingen in Germania è una Gemeinschaftsschule, un tipo di istituto comprensivo con un forte carattere inclusivo, che accoglie alunni dai 6 ai 16 anni. Gli ambienti fisici della scuola sono stati realizzati in base a un modello pedagogico con l'obiettivo di non lasciare indietro nessun alunno e garantire allo stesso tempo ai ragazzi talentuosi di progredire rapidamente negli ambiti disciplinari in cui riescono meglio. Solo pochi anni fa il nostro destino sembrava segnato. Eravamo ormai una scuola in declino, destinata ad essere ridimensionata. L'idea della nuova Alemannenschule è nata dopo aver visto un documentario che mostrava una scuola del tutto diversa da quella che conosciamo. Non potevo crederci, sembrava una finzione, non pensavo fosse possibile realizzare una scuola così. Abbiamo progettato la scuola dall'inizio alla fine. Prima abbiamo stabilito il modello che volevamo seguire e poi l'abbiamo costruita. Uno dei nostri punti fermi è il peer tutoring. Se si guardano gli studi di John Hattie, si vede che i fattori che hanno una ricaduta maggiore sugli apprendimenti sono il micro teaching, cioè l'insegnamento uno ad uno, e il peer tutoring, l'apprendimento reciproco. Nella nostra scuola abbiamo diversi tipi di spazi. Gli spazi individuali per concentrarsi in silenzio, il marketplace per l'apprendimento cooperativo e gli spazi input usati dai docenti per dare informazioni a gruppi più numerosi di alunni. Cinque anni fa abbiamo avviato questo cambiamento impostato sulla personalizzazione e si è subito capito che non serviva più un'organizzazione basata sull'orario e sulle discipline. Non serve più un registro, ma una documentazione del singolo studente che lavora su contenuti specifici e raggiunge gli obiettivi in momenti diversi rispetto ai compagni. In una classe tradizionale ci sono quelli che vanno bene e quelli che vanno male. Se non riesci a capire qualcosa, devi arrangiarti per cercare di avere un buon voto. Mentre qui, se non riesci a capire o resti indietro, c'è sempre qualcuno che ti aiuta. Non importa quante volte c'è bisogno di un aiuto. Ognuno ha il suo piano di studio individualizzato. All'inizio della settimana l'alunno stabilisce gli obiettivi e si organizza di conseguenza. Nessun piano di studio è uguale all'altro, ognuno ha il suo percorso e alcune parti sono prestabilite, come per l'inglese, educazione fisica o arte. In più la mattina c'è del tempo a disposizione, nel quale ciascuno stabilisce autonomamente l'argomento che vuole approfondire. Nel pomeriggio invece ci sono i club, i moduli interdisciplinari a scelta. Alla fine della giornata i ragazzi possono andare a casa senza avere ancora compiti da fare. Cerchiamo di svolgere tutte le attività in scuola in modo che possano avere il loro tempo libero quando vanno a casa. Nel Marktplatz ci sono soluzioni diverse. I ragazzi lavorano da soli o in gruppo. Sulla base delle conoscenze che abbiamo oggi, sappiamo che per i ragazzi fino a 13 anni la migliore posizione per studiare è quella distesa, poi in piedi e infine seduti. La soluzione migliore è alternare queste posizioni nell'arco del tempo. È per questo che l'ambiente è stato studiato per stare in piedi o seduti. Ci sono sgabelli alti, sedie senza schienale che sono funzionali alla necessità di muoversi. Ogni alunno, oltre ad avere spazi in cui studiare individualmente e lavorare in gruppo, può contare sul sostegno di un compagno che ne sa più di lui e che, avendo maggiore esperienza, lo aiuta ad orientarsi o a recuperare. Qui non c'è quello stress tipico della lezione frontale, come quando un insegnante che ti dice in ogni momento cosa devi fare. Arbeit und
In ogni edificio della scuola abbiamo alcune aule da usare per le varie discipline. Le aule hanno una struttura particolare. Normalmente in questi spazi non ci sono sedie perché si sta in piedi. Non vogliamo che in questi spazi i ragazzi si rilassino. Sono ambienti in cui si viene per avere degli input molto focalizzati per determinati ambiti disciplinari. Qui si resta per brevi momenti, non più di 20 minuti, e poi si torna nelle zone di studio e di lavoro. I docenti hanno un doppio ruolo. Come disciplinaristi, elaborano i contenuti, preparano le attività didattiche e correggono le prove di verifica, mentre come coach viene loro affidato un gruppo di 14 ragazzi, dei quali sono responsabili sotto ogni aspetto, da quello relativo al percorso di studio a quello relazionale. Tutti i docenti hanno a disposizione una piattaforma online specifica studiata appositamente per l'organizzazione adottata nella Alemannen Schule. Und egal für welches Fach, ich bekomme alle Teste von diesem Kind. Tutti gli elaborati che vengono prodotti dai miei ragazzi vengono riconsegnati a me dai docenti referenti per la disciplina ed io li discuto con ciascuno dei miei alunni, individuando insieme a loro come poter migliorare gli aspetti critici. Dealer è la piattaforma online che abbiamo sviluppato e che ormai è utilizzata a livello internazionale. È una soluzione open source, web-based, multi-device che le scuole possono utilizzare gratuitamente, senza bisogno di installare niente. Nella nostra piattaforma online, in ogni momento, posso richiamare ciascuno studente e posso avere una visione di insieme dello stato di progressione del ragazzo. In alto vediamo con i diversi colori le materie che il ragazzo segue e se voglio conoscere la situazione in una singola disciplina, ci clicco. Prendiamo ad esempio matematica. Sotto ho la lista delle competenze dove posso vedere se ha raggiunto un livello di competenza base, medio o avanzato. Non tutte le attività si svolgono all'interno degli edifici scolastici. Fuori ci sono ambienti più consoni a determinate attività didattiche. Imparare fuori dalla scuola fa parte del metodo della Alemannen Schule. Cerchiamo di svolgere il più possibile attività didattiche fuori dalla scuola, nel bosco, sul fiume, nelle fattorie, nelle banche, nelle aziende. I club non sono unità didattiche disciplinari, ma moduli interdisciplinari focalizzati su argomenti specifici. Ne offriamo un'ampia gamma. Ogni club dura 12 settimane e ogni 3 mesi gli alunni possono scegliere 3 club a loro piacimento per il trimestre. Fare musica nella prima ora della giornata permette ai ragazzi di esprimere molta dell'agitazione e della carica con cui arrivano la mattina. Gli alunni che partecipano a questa prima ora sono più tranquilli e concentrati quando iniziano a lavorare nell'ora successiva. All'inizio i genitori dei ragazzi che venivano da lontano pagavano un taxi per permettere ai figli di frequentare la nostra scuola. Adesso il numero di alunni è talmente cresciuto che sono state attivate delle linee di trasporto pubblico. Quando sono arrivato avevamo circa 320 alunni, adesso sono più di 600. Nel segmento della secondaria gli studenti sono più che raddoppiati. And this is a very special thing of our school that
Cerchiamo di fare progredire i ragazzi non solo negli ambiti curricolari, ma anche a livello personale. Questo è particolarmente importante per gli alunni con contesti familiari svantaggiati, che hanno bisogno di una maggiore vicinanza tra alunno e docente. Need the smaller distance to the teacher. I ragazzi hanno una curiosità innata e una gioia naturale quando imparano cose nuove. Se riusciamo a non distruggere questa curiosità o a recuperarla laddove è stata perduta, allora fare nuove scoperte diventa la cosa più semplice del mondo.